Ciao! Oggi parleremo di un argomento molto particolare, ma anche molto complesso, e cercherò di rendervelo il più semplice possibile, soprattutto tralasciando alcune parti che magari a voi non interessano. A me interessa subito che voi riceviate un'informazione utile che potete utilizzare da subito. Oggi parleremo dell'integrazione alimentare e per l'esattezza parleremo di quale integratore è meglio per aumentare la massa muscolare. Infatti la scorsa settimana un mio cliente mi ha chiesto: ma ho comprato questo integratore, va bene per aumentare la massa muscolare o mi consigli qualcos'altro? Allora io prendo il barattolino dell'integratore, vado a leggere quelle che sono le caratteristiche del prodotto e la cosa bella è che questo prodotto è stato venduto come il miglior prodotto per aumentare la massa muscolare, eccetera eccetera. Va bene, vado a leggere le caratteristiche del prodotto e vado a vedere che cos'è. È arginina. Ok, l'arginina è un prodotto che mi permette di aumentare l'ossido nitrico, mi permette di aumentare la vascolarizzazione a livello muscolare, di conseguenza permette il trasporto di nutrienti verso le cellule muscolari e potrebbe, perché a livello scientifico ci sono delle review, delle ricerche contrastanti, potrebbe aumentare la massa muscolare. Ok, detto ciò, andiamo a vedere che prima di tutto il prodotto è stato venduto con una grande pubblicità dietro che alla fine era un semplicissimo prodotto che troviamo in qualsiasi negozio di integratori. Ma questo complimenti a chi ha fatto il marketing di questo prodotto. Seconda cosa, purtroppo non è vero che faccia aumentare la massa muscolare. Perché? Perché questo dipende tantissimo da vari fattori. Ad esempio, se io non mangio in maniera corretta, la massa muscolare non la posso di certo aumentare. Se non mi idrato nella maniera corretta, non eseguo l'allenamento giusto per la mia massa muscolare, per aumentare la mia massa muscolare non aumenta. Quindi non esiste un prodotto, un integratore che è risolutivo per l'aumento della massa muscolare, bisogna valutare caso per caso. Detto ciò, la seconda domanda che mi pone è: ma allora cosa ne pensi della creatina? Beh, la creatina è tutto un altro meccanismo. La creatina lavora sull'aumento delle riserve di creatin fosfato, che è il materiale energetico che mi permette di fare che cosa? Mi permette di mantenere la forza a livello elevato nei primi secondi di lavoro. Questo è, per farti un esempio, per chiarirti la situazione, è la situazione che vive un 100 metrista. Quindi se andiamo a vedere Usain Bolt, che comincia a correre sui 100 metri, parte dai blocchi e per i primi 8 secondi, quindi quasi è già arrivato, per i primi 8 secondi va a utilizzare come riserva energetica il creatin fosfato. Quindi la creatina è una delle parti che compone il creatin fosfato, che appunto è composto da creatina e fosfato inorganico. Se manca un quantitativo adeguato di creatina, il rischio è quello di non riuscire a avere un quantitativo adeguato di fosfocreatina e quindi non avere un'energia che duri per più di 6 secondi, 5 secondi, dipende dalle riserve energetiche. Altra cosa molto importante è che se il quantitativo di fosfocreatina, il serbatoio di fosfocreatina è pieno e abbiamo un quantitativo di creatina nel nostro corpo abbastanza elevato, molto probabilmente tra una serie e l'altra del nostro esercizio di pesi riusciremo ad avere un più veloce ripristino delle scorte di fosfocreatina e quindi essere in grado di sollevare nelle serie successive lo stesso carico o comunque un carico che si avvicina a quello che abbiamo usato per la prima serie. Vista questa importante questione, dobbiamo capire che appunto se ho la possibilità di ripetere il sollevamento dello stesso carico per più volte,
ho anche la possibilità di sollevare più chili durante la seduta e la possibilità di aumentare maggiormente il volume di allenamento e quindi anche quella che è il quantitativo della mia massa muscolare. Logicamente, se non abbino un'alimentazione corretta, se non abbino uno stile di vita sano, la nostra massa muscolare si va a farsi benedire. Quindi mi dispiace per te, ma se non mangi bene, non ti alleni nel modo corretto e non hai uno stile di vita adeguato, massa muscolare bye bye. Quindi per concludere, se dovessi scegliere tra un integratore di arginina e un integratore di creatina per il miglioramento della massa muscolare, ti consiglierei sicuramente di prendere l'integratore di creatina. Perché? Perché mi permette di sollevare più chili per più tempo. Logicamente anche qua va presa in un modo corretto, ma di questo ne parleremo in un prossimo video. Ti saluto e sempre in forma dal vostro Roberto Pusinelli. Ciao!